Come fare le onde con la piastra? Ecco alcuni metodi semplici da mettere in pratica in poco tempo e in grado di offrire buoni risultati. Uno degli interrogativi più grandi di chi ama le chiome mosse è quello relativo al come fare le onde con la piastra. Per realizzarle ci sono diverse tecniche che si possono applicare ai capelli, offrendo risultati diversi, ma sempre ricchi di movimento. Scopriamo le più semplici da mettere in pratica per vantare dei capelli ondulati. Non tutti lo sanno, ma per ottenere dei capelli ondulati al punto giusto è molto utile la piastra per capelli lisci. In base al movimento rotatorio che le si dà intorno ai capelli, si possono ottenere, infatti, risultati diversi, ma sempre ondulati. Sul web ci sono diversi video che mostrano come fare le onde con la piastra lisciante e dai quali si può trarre spunto quando non si hanno le idee chiare sul risultato che si desidera ottenere. Ovviamente, questi valgono sia per chi si chiede come fare le onde con la piastra larga, che per chi non sa come fare le onde con la piastra normale. Riguardo al come fare le onde con la piastra per onde, invece, la tecnica è solitamente più semplice, perché si tratta di un elettrodomestico nel quale basta generalmente inserire i capelli, senza doversi preoccupare di coordinare i movimenti nel modo giusto. Le onde possono essere applicate anche sui capelli corti, purché non lo siano troppo. Per realizzarle, basta prendere i capelli alle estremità e girare l'apparecchio. Un altro risultato si può avere invece lavorando sulle radici e gonfiandole un po'. Un effetto che si può ottenere anche con il ferro conico. Su come fare le onde con la piastra a cono si può infatti spaziare e lavorare sia sui capelli corti che su quelli più lunghi. Ciò che conta è imparare quali sono gli errori da non commettere con la piastra